quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Tesoro mio, hai saputo la bella notizia? Pedro, Luis e Leonela hanno deciso di sposarsi. Ah, nonna, hai già dato la tua approvazione. Che cosa? Oh, per favore, non dire sciocchezze. Che cosa credi, che Pedro lui sia un ragazzino? Ah, non volevo dire questo. Chiedevo se eri d'accordo per questo matrimonio. Certo che sono d'accordo, perché non dovrei esserlo? Anzi, sono molto contenta. Senti, nonna, sai una cosa? Ho la sensazione che questo matrimonio non durerà. Questo matrimonio non funzionerà. Scusa, ma perché dici questo adesso? Oh, nonna, perché quella donna ha causato troppo dolore. L'ha mandato in carcere, l'ha disprezzato e stava per sposare un altro uomo. Tibi, sai, queste cose appartengono al passato. Al passato? In questa casa c'è ancora l'ombra di Nieves Maria. La sua ombra? Perché dici questo? L'ombra, quale vedi, ombra? Nonna, voglio dire, il ricordo di Nieves Maria con il bambino, con Pedro Luis, capisci? Secondo me la donna che deve stare in questa casa è Nieves Maria. Nieves Maria. Tanto buona, tanto dolce. Una ragazza comprensiva. Ma anche lei, amore mio, anche lei oramai appartiene al passato. Ciao Pedro Luis, congratulazioni. Ciao Nelson, che bella sorpresa, vieni, accomodati. Quando mi hai telefonato non riuscivo davvero a crederci, non riuscivo a crederci, Pedro Luis. Volevo darti la notizia di persona, ma visto che sei sempre stato coinvolto in questa storia... È semplicemente meraviglioso, Pedro Luis, finalmente risolverai tutti i problemi con Leonela. Devo confessarti che anch'io faccio fatica a convincermi che non si tratta di un sogno. Ti ricordi il telegramma che mi ha mandato? Certo. Sono tornato pieno di speranze, ora è diventata una realtà, Nelson, una realtà. Bene, bene. E a quando le nozze? Non parliamo di questo, perché voglio dire... è stato così bello. È stato un momento tanto romantico. Ad ogni modo, il matrimonio sarà celebrato al più presto. Certo, ma sai come sono fatte le donne? Vogliono dedicarsi ai preparativi, gli invitati, il ricevimento di nozze. E questo richiede tempo. Farò in modo che tutto si svolga rapidamente, perché non vedo l'ora che Leonela diventi mia moglie. Finalmente la dama di ferro ha ceduto, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Tanti anni passati in prigione. Il mondo intero ti era crollato addosso, carcerato. E ora... Mi sembra ancora un sogno, Nelson. Bene, però tu hai cercato di riscattare il tuo passato e ci sei riuscito. Hai lottato contro tutte le avversità. Sei un vincitore. Sei diventato un altro uomo. L'uomo che meritava Leonela. Un uomo che ha conquistato, con il dolore e con la volontà, il diritto di essere rispettato da tutti gli altri. Un uomo che merita di essere rispettato, amato e di essere felice. Grazie, Nelson, grazie. Che te ne pare di questo discorsetto? Potresti entrare in politica, avresti molto successo. Mancava soltanto sicuro. Il sottofondo musicale, non è vero? Se devo dire la verità, amico mio, se devo dire la verità, io mi sento così completamente appagato, perché tutto ormai si è risolto, tutto. È meraviglioso. Senti, Nelson, se non ti dispiace vorrei farti una domanda. Non oso chiederlo alla nonna, perché... dimmi, come sta Nieves Maria? Non lo so. Non ho più avuto notizie di lei. Che cosa? Aspetta, ascolta, Nelson, non sei stato tu ad accompagnarla a casa di quei parenti nel paese dove era nata? Sì, 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 io l'ho lasciata là, Pedro Luis.
Amore mio. Buonasera ai futuri sposi. Ciao, Leonella. Nelson. Congratulazioni. Grazie. Ah. Beh, spero che non sarai geloso perché ho baciato la sposa. No, ma che dici? Come posso essere geloso di te? Devo dire la verità, sono davvero felice che voi due abbiate deciso di sposarvi. Io l'ho sempre sperato. Grazie, Nelson. So che tu sei il migliore amico di Pedro Luis. Sono anche il suo confidente. Quante volte ho dovuto tirarlo su quando si sentiva triste per colpa tua. Ma che dici? A questo punto vi lascio soli perché avrete mille cose di cui parlare, credo. Vero? Sì. D'accordo. Bene, allora tolgo ciao, il disturbo. Nelson. Ciao, 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 Nelson. Ci vediamo più ciao. Tardi in ufficio. D'accordo. Ciao. Hai già parlato con Pedrino? Sì. Cos'è successo? Cosa ti ha detto? Veramente non lo so. Vedi, Leonella, ho trovato Pedrito un pochino strano. Aveva un grande timore che io sarei partito di nuovo e che lo avrei lasciato solo. Non lo so. Sì, certo, però riguardo me, cosa ha detto? Ti è parso contento? Tu credi che mi voglia bene? Amore mio, ti avevo detto che volevo partire esclusivamente per lasciarti sola, per conquistare l'affetto del bambino, no? Però te l'avevo già detto, Pedro Luis. Te l'avevo già detto. Il bambino si sente confuso. Ha bisogno di essere sicuro. Ecco, deve avere un vero focolare domestico, una stabilità emotiva. Io sono d'accordo con te, però... Vieni, siediti, siediti. Ecco, Pedro Luis, che cosa ti ha detto quando gli hai parlato dei nostri progetti di... Quando l'ha saputa ha reagito bene, è stato molto contento. E quando è entrata la nonna le è andata incontro dicendo: papà e mamma hanno deciso di sposarsi. Com'è innocente quel bambino. Però sai, c'è un'altra cosa che mi preoccupava. Legalizzare la sua nascita e che risulti come mio figlio legittimo. Beh, aspetta un attimo. Vorrei sistemare tutta questa faccenda prima che sia grande e si renda conto della verità, regolarizzare la sua posizione. Non preoccuparti, perché anch'io non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui ci sposeremo. Chiaro? Sai una cosa, io forse dovrei chiedere la tua mano a tua madre. Per favore. No, non scherzo, Leonella, sono molto serio. Devo andare a chiederle la Pedro tua mano. Luis. Domani andrò a parlare con tua madre, sì. Tu, Leonella, hai intenzione di trattenerti molto? Perché, scusa? Vedi, volevo ricordarti che io e te abbiamo molte cose di cui parlare. Dobbiamo discutere delle nostre nozze, della festa, dei preparativi da fare. E tu dovrai girare tutta la città per comprare il vestito e il corredo. E poi gli inviti. Non lo so, bisognerà pensare a un sacco di cose. No, amore mio, ascolta, non dobbiamo complicarci la vita. Sarà una cerimonia molto semplice, con pochi invitati, sai, le nostre famiglie, gli amici più intimi, ma niente di più. Sono completamente d'accordo con te. Questo mi fa piacere. È bello aver raggiunto questa armonia, non è vero? Sì. Devo sbrigarmi, Tibi, sai, perché ho tante cose. Oh, ciao, Pedro Luis! Oh, che sorpresa! Ti sembrate proprio due piccioncini. Ti trovo bene, Tibi, sai. Ti ho rovinato gli occhiali, scusa. Congratulazioni, amore mio. Congratulazioni. Spero che tutto vada bene per il bambino e per tutti e due voi. Grazie, signora Delfina, la ringrazio. Allora, raccontami, che c'è di nuovo? Parlami di te, avanti. Beh, Pedro Luis, va tutto bene? Splendido, splendido. Avevo già chiesto a Manawe di te. Sono stata a casa tua, nel tuo appartamento, ho parlato con tuo padre, ma tu non c'eri. Sai, ero andata ad accompagnare Gumersindo e poi sono passata a vedere la mia roulotte. Ci sono affezionata dopo tutto il tempo che ci ho visto. Allora, cognatina, non ci fai gli auguri? Non hai saputo la notizia, Leonella e io abbiamo deciso di sposarci. Congratulazioni. Grazie. È servito a qualcosa il sacrificio di Nieves Maria. Almeno voi due sarete felici. Sono contenta che tu sia venuta a trovarmi, Patty. Ma dove sei stata? In giro. Tua madre era molto preoccupata perché non ti sei più fatta viva. Non avevo voglia di andare da lei e sentire le sue lamentele e le sue sciocchezze. Oh, via, Patty. Posso restare qui, zia? Ma che cosa dici, tesoro? Non devi nemmeno domandarmelo. Questa è la tua casa. Però devi permettermi di chiamare tua madre. Le voglio dire che sei qui da me. Nancy, sono Estella. Passami mia sorella, per favore. Ah, Selenia. Senti, Patty è venuta a trovarmi. Sì. Non devi più stare in ansia. Ah, sì, sta tranquilla, lo farò, lo farò.
Ciao. Vuoi bere qualcosa? No. Sentire un po' di musica, un disco che ti piace. Non preoccuparti per me, zia. Non ho bisogno di distrarmi. Preferisco stare così, da sola. Tesoro mio, dovresti fare uno sforzo per uscire da questo stato di depressione. È brutto restare senza fare niente. Almeno prima ti divertivi. Divertirmi è diventato sempre più difficile, zia. E poi è sterile, senza scopo. Balli, ti sembra di impazzire. Ti tormenti, ti stordisci. Ridi solo perché sei costretta a farlo. Devi ridere a tutti i costi per dimostrare che sei allegra. È tutta una recita. E io non ho voglia di recitare, zia. Forse dovresti lavorare. Occupare il tuo tempo. Lavorare dove? Io non so fare niente. Hai avuto una buona educazione. Un'educazione inutile, cara zia. I miei genitori hanno speso una fortuna per mandarmi in un collegio svizzero perché mi insegnassero a diventare una bella e affascinante ragazza di società. Niente di pratico. Però sai molte lingue e questo... Al giorno d'oggi c'è molta competizione e bisogna essere preparate. Bisogna essere molto, molto preparate. Questa è la verità. E le relazioni sociali? Hai delle ottime conoscenze. Potrebbero servirti a qualcosa. Relazioni sociali. Quando è morto papà, tutti ci hanno abbandonato. I suoi grandi amici ci hanno voltato le spalle. E non hai una vocazione? Qualcosa che vorresti fare? Non voglio fare niente. Niente. Non ti piacerebbe occuparti di beneficenza? Un volontariato negli ospedali, negli asili. No, no, l'anima della Samaritana, zia. Ma la cosa principale è che non voglio fare niente. Non mi piace lavorare, lo capisci? Sì, però potresti almeno andare in chiesa. Frequentare una comunità religiosa per conoscere nuovi... Andare in chiesa. Guarda, non sono ancora pazza. Va bene. Ma ora voglio chiederti una cosa che non mi puoi assolutamente negare. Cosa? Di aiutarci nei preparativi per il matrimonio di Leonela. Pedro Luis è ritornato e si sposeranno presto. Quando ci saranno le nozze? Ah, molto presto. Leonela è davvero entusiasta, è tanto felice. Bene, e adesso dimmi, non sei contento? Tua madre vuole sapere se sei veramente contento. Sì, certo, sì, sono contento perché la mia mamma verrà a vivere con me e non mi lascerà mai più. E poi anche perché tu sei tornato dal tuo viaggio. Non ti avevo promesso che non farò più viaggi avanti, non credi alla mia parola? Poi mentre saremo sempre insieme. È bellissimo. Ah, sentite, un'altra cosa. Se dovessi partire per un viaggio, voi due verrete con me. Ah, che bello, verrò anch'io, sì. Ascolta, Pedrito. Sì? Tu dovrai essere molto elegante il giorno del matrimonio. Sì, dovrai indossare qualcosa di bello perché tu sei il personaggio principale del ricevimento di nozze. No, ma certo, dai. Amore mio, la mamma ti comprerà un vestito bellissimo. E alla fine della festa ci sarà la torta. Certo, una torta grandissima, con Pedrito. Con due sposini in miniatura. Papà? E la mamma. Ah, che bello. Senti, mamma, vivremo tutti e tre insieme per sempre, non è vero? Me sì, l'hai promesso? Pedrito, sì, amore mio. E probabilmente ci sarà un'altra sorpresa per te. Molto presto avrai un compagno con cui giocare. E chi è? Un fratellino o una sorellina? Che ti succede? Niente, è tardissimo, devo proprio andare. Aspetta. Ehi. Che Dio ti benedica, Marta. Ah, sì. Ti accompagno. Sì. Ciao, tesoro. Vuoi sapere una cosa? Mm-hmm. Non vorrei separarmi da te nemmeno per un minuto. Stai calmo. Che succede? Potrebbero vederci. E che importa? Molto presto diventerai mia moglie, no? Andiamo, papà. Oh, No. Leonela. Adesso no, a domani. Aspetta un attimo, Leonela. Leonela. Creí tener entre mis manos el perdón y la entrega que siempre he...
felice. E così il nostro uomo è finalmente tornato dall'Europa. Io non direi nostro. Infatti, Hilda, non ho alcuna intenzione di dividerlo con un'altra donna. Lo voglio tutto per me, solo per me. Come ha fatto a scoprire che il dottor Guerra era tornato dal suo viaggio, signorina Amanda? Se non sbaglio, doveva essere un segreto. Ah, mia cara, non sai che le mie antenne sono sempre allerta? Figurati che... Oh, bentornato! Sei tornato, che bella sorpresa! Aspetta un attimo. Un'accoglienza molto calorosa. Devo farti dimenticare il freddo di Londra, amore mio. Con permesso, dottore. Se ha bisogno di me, per favore, mi chiami. Sì. Hai addestrato bene le tue impiegate. È molto discreta, ci ha lasciato soli. Sì, certo, Amanda, già. È stata un'accoglienza veramente calda e profumata, però, sai... Allora, tesoro, se ti è piaciuto, perché mi allontano? Credo sia conveniente avvertirti che mi sono fidanzato. Non è possibile. Sì, sto preparando il mio matrimonio con Leonela. Oh, Pedro Luis, non dirmi che stai per diventare un volgarissimo uomo sposato. Il più volgare e più felice degli sposi. Innamorato pazzo di sua moglie. E fedele. E fedele. Che banalità. Finirai col morire di noia. Ti assicuro che non vedo l'ora di morire di noia tutti i giorni della mia vita, tranquillo con i miei due amori, mia moglie e mio figlio. Allora, non c'è più niente da fare. No, mi dispiace. Non ti vedo rinchiuso in quattro pareti scolorite e domestiche. Tu sei un uomo a cui piace il mistero. Qualche tempo fa mi avevi detto che ogni uomo dovrebbe avere un mistero. Vedi, un uomo dice un mucchio di sciocchezze quando è solo e disperato. Bene, ho capito. Ad ogni modo, quando avrai bisogno di aggiungere un pizzico di novità a quella vita insipida e monotona che stai per iniziare, telefonami. Ciao. Ciao. Ciao, ma... Si è ritirata dal gioco? Sì, più o meno. Mi pare che quella donna sia avvilita. Ha sperato fino all'ultimo di afferrarti per i capelli. È proprio un'illusa. Nelson, i documenti. Mi occorrono tutti i documenti in regola. Devo parlare con Neida, si occuperà lei di tutto. Certo. Perché, capisci, mi servono per il mio matrimonio con Leonela. Ti rendi conto, fra poco diventerà mia moglie. Devo preparare una lista. Così non dimenticherò niente. Vuoi comprare molte cose, non è vero? Alcune cose. E tu dovrai accompagnarmi a fare queste spese? Ah, sì, certo. Stella ti ha raccontato tutto. Me lo immaginavo. Vuole assolutamente che mi tenga occupata in qualsiasi modo. Un set di valigie nuove. Qualche lenzuolo. Tovaglie. Sì, però stai dimenticando la cosa principale. Che cosa? Biancheria intima sexy. Sì, certo, sì. Sì. E senti, Patty, mi hanno detto che sei uscita dal tuo nascondiglio, che sei andata a passeggio per la città. Ah, sì, sono uscita con quel pazzo di Willy. Mm-hmm. Ma era tutto come sempre. Conversazione superficiale, rock, giochi, proprio come ai vecchi tempi. Giocare con tutto. Però non me ne importa più niente, Leonela. Sento che sono cambiata molto, sai? Perché sei maturata profondamente, Patty. Ed è naturale che certe cose non ti attraggano più. La sola cosa che mi attrae è la morte. Sei impazzita! Non devi dire cose del genere. Sì, mi sento morta. L'unica differenza è che non ho un certificato di morte che lo dimostri. Patty, non mi piace sentirti parlare così. È soltanto una crisi, una tappa, niente di più. Ascolta, tutti passiamo dei momenti nella nostra vita in cui il cielo ci sembra staccato dalla terra e pare che non ci sia via d'uscita. Non riusciamo a trovare una soluzione. Però dopo, alla fine, tutto si supera. Anche gli ostacoli che sembravano insormontabili. Non preoccuparti. So già qual è la via d'uscita. Non agire d'impulso, Patty.
perché non avresti più l'opportunità di tornare indietro. Patty, ti prego, concediti questa opportunità. E perché? Perché dovrei tornare indietro? Non devi essere codarda. Credevo che tu fossi una ragazza abbastanza forte per andare avanti, per continuare a vivere. Anche se pensi che non ne valga la pena. Mi dà fastidio trascinarmi così, essere trattata come un idiota, senza futuro, capisci? Senza speranze, senza illusioni. Prefiggiti una meta. Creati delle nuove illusioni. Innamorati, Patty. Lo sono già, Leonella. Senza speranze. Io amo Manaue. Lo amo, capisci? Però così è la vita. Lui ama un altro. È un amore impossibile. Lui non mi corrisponde. Perché non me lo merito? Non lo merito, vero? Non dire così, Patty. Io ho giocato con l'amore. E non l'ho mai avuto. Sai una cosa? Mi piacerebbe amarlo. E mi piacerebbe essere amata. Anche solo per un giorno. Anche solo per un'ora. Sai, un minuto è... E dopo vorrei morire. Patty. Quella ragazza che gli sarà vicino per tutta la vita sarà in grado di amarlo, Leonella. Potrà amarlo come lo amo io. Si è resa conto di quanto è fortunata ad amarlo. Sarei mai aspettato di trovarti qui? Nemmeno io mi aspettavo di vederti qui. Come stai? Pensavo che fossi all'estero. No, sono tornata qualche giorno fa. Che strana coincidenza, vederci così presto. Sì. Come va la tua vita? Beh, mi sono sposata. Sì, io lo sapevo già. E sei felice? Sì. Mi fa piacere. Sì, mi fa piacere. E tu? Non mi sono sposata e non sono felice. Mi dispiace. Non dovrebbe dispiacerti. Non è colpa tua, nessuno ne ha colpa. La responsabile sono io. Perché tu? Vedi, perché non credo nel destino e... E quello che ci succede nella vita è solo quello che vogliamo. E io ho fatto di tutto per meritare la tristezza in cui vivo. Ciao, Manaue. Buongiorno, signora Estella. Come stai? Bene, lei? Molto bene, grazie. Sono venuto qui per conto di mio fratello. Ah, sì, prego, accomodati. Dopo di lei. Grazie. Ho parlato con Pedro Luis. E ha detto che ha bisogno dei documenti, però Leonella non è in casa e immagino che gli occorrano con urgenza. Sì, sono passato a prenderli. Ecco, qui ci sono tutti. Grazie. Manca solo un certificato, ce lo rilasceranno presto, ce l'ha ricevuta per ritirarlo. Grazie, signora Estela. Allora, io non posso trattenermi, Pedro Luis mi sta aspettando. Vabbè. Arrivederla, signora Estela. È stato un piacere incontrarti. Ciao, Patty. Cosa avete parlato?
Di niente. No, ascolta, Hilda, non posso accettare nessun caso in questo momento. La prego, dottore, queste persone ci tengono molto che sia lei a rappresentarle. Spiega loro la situazione, di che si occuperà Nelson del loro caso, che mi sostituisce lui per il momento, capito? Era quello che dicevo quando lei era via, ma ora tutti sanno che è ritornato. Sì, ma ora sto per ripartire. Sarò fuori almeno per un mese, andrò all'estero. Andiamo, cerca di capire, c'è la mia luna di miele, tutto il resto, no? Ha perfettamente ragione, deve godersela in pace. E dopo mi organizzerò di nuovo. Comunque non ho nessuna intenzione di abbandonare la mia professione. E senta, avvocato, la dottoressa Ferrari verrà a lavorare qui nel nostro studio? Beh, non lo so. Comunque credo che lei continuerà a fare l'avvocato. Sì, anch'io. Tenendo conto dei successi che ha ottenuto nella sua carriera e la grande fama che si è conquistata, rinunciare così non credo. Ormai tutte le donne lavorano al giorno d'oggi. Lei ci sarà già abituata. Beh, sì, io non voglio negarle niente. Non ho alcuna intenzione di ostacolarla, assolutamente. Beh, penso che sarebbe molto piacevole averla qui con me. Ma lascio prendere a lei la decisione. Se devo essere sincero, Hilda, ti dirò, io preferirei che non abbandonasse la casa, l'educazione dei bambini. Oh, i bambini? Sì, sì, perché non penserai che ci accontenteremo solo di uno. Dovremmo averne perlomeno tre. Tre è proprio un bel numero. Accidenti, ha già deciso il numero. No, non ha importanza. A tutti quelli che verranno. Però bisogna prendere in considerazione il problema demografico. Sai, Hilda, l'usanza delle famiglie numerose non va al passo con i tempi, perché il mondo si riduce e rischiamo di diventare troppi, capisci? Però a me non dispiacerebbe, no, non dispiacerebbe perché la mia famiglia era molto numerosa, eravamo in tanti e c'era tanta allegria che regnava in tutta la casa. Doveva essere molto bello. Sì. Le persone più care mi hanno lasciato tanto tempo fa. Ora in casa è rimasta solamente la nonna, quella povera vecchietta. E il bambino. Perché Manawe si è sposato e ha messo su casa con la moglie, come è giusto che sia. Ma ora arriverà Leonela. E tutto sarà diverso. È come dare vita a una nuova famiglia. E sentire un'altra volta quel calore. Avere di nuovo una famiglia attorno a te. Sì, avanti. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Come va? Ciao, Manawe. Sta bene? Bene, lei come sta? Ti ho portato i documenti che ti servono. Fammi vedere. Sì, sono questi. Ti ringrazio molto, Manawe. Allora, Hilda, fa quello che ti ho detto. Questi documenti vanno consegnati immediatamente. Avverti il fattorino di tenersi... Provvedo subito, dottore. Con permesso. Prego. Salve. Devi andare via adesso? No, non ho molta fretta. Ho il turno di sera. Molto bene. Allora, che ne dici di pranzare insieme? Oh, mi sembra un'ottima idea. Senti, hai parlato con donna Estella? Che ti ha detto? Ma veramente non mi ha detto niente di particolare. Non ti ha chiesto niente? E dove era andata Leonela? Ma non me l'ha detto. Ecco, questo è per te. Grazie, bello, grazie tante. Grazie. Aspetta. Ne vuoi una anche tu? Aspetta. Che bello. È per te. Come sono contento. Siediti. Grazie, signora. Ciao. Ecco qua, Kelita. Questo è per te. Grazie. Aprilo. Ti piace? Senti, sono venuta a salutarti perché non verrò per un po' di tempo. Ah, no, sarò molto triste. No, amore, non devi essere triste. E lo sai perché? Perché ho delle buone notizie. Che cosa è successo? Indovina. Non lo so. Non lo sai. Sto per sposarmi. Ma una volta non mi avevi detto che eri già sposata ed avevi un bambino? Sì, però... questa volta mi sposerò in chiesa, capisci? Ah, che bello! Con il vestito bianco, il velo e dei fiori. Non hai mai visto un matrimonio? No, solo sulle riviste e alla televisione. E ti piacerebbe assistere al mio? Sì! Sì! Però so che non è possibile. Mi piacerebbe conoscere il tuo bambino. Lo porterò qui un giorno. E se avrai un altro bambino me lo farai conoscere quando è piccolo?
Sì, amore mio. Sì. Però che peccato, mi dispiace. Cos'è successo? Perché hai questa faccia triste, tesoro mio? Perché sono sicura che quando avrai un altro bambino ti dimenticherai di noi. No, no, querida. Non devi pensare questo. Io verrò sempre a trovarvi. Vuoi sapere una cosa? Il tuo bambino sarà molto fortunato. Avrà una casa, una mamma, un papà. Io non ho mai conosciuto i miei genitori. Comunque tu sei molto gentile, ci porti sempre i regali e vieni a giocare con noi. Perché voi siete dei bambini molto buoni, molto dolci. E io vi voglio tanto bene, tantissimo. Sai, Leonella, molte volte arrivano dei signori e portano via dei bambini. Però nessuno vuole adottare me perché sono troppo grande. Per favore, vienimi sempre a trovare. Ho bisogno di abbracciarti. Sì, querida, sì. Sì, amore mio. Leonella, sei arrivata. Che cosa ti succede, tesoro? Mi sembra di avere il cuore a pezzi, mamma. Tutti quei poveri bambini abbandonati, dimenticati, che vivono lontano da tutti, che non conoscono l'amore. Come mi abbracciavano, mamma, come si aggrappavano a me. E quelle braccine tese e quegli occhi così tristi. Quando penso che mio figlio poteva essere uno di loro, che io l'avevo abbandonato. Dimentica il passato, per favore. Non posso dimenticarlo, mamma, è qualcosa che mi porto dentro di me. Oh, tesoro mio, il tuo bambino resterà sempre con te e potrai dargli affetto, protezione. E soprattutto ora che stai per sposare suo padre. Lui sarà il bambino più felice del mondo. Vedi? Non è niente, Leonella. Vivi la tua vita, figlia mia. Sii felice. Mamma. Per favore, Leonella. Nella tua vita deve esserci spazio solo per la felicità. Hai già sofferto abbastanza. Ma ora basta. La vita è felicità, amore, nient'altro. Finalmente sei tornata. Credevo che ti fossi addirittura trasferita. Sono stata soltanto un giorno a casa di zia, mamma. Sì. Però è un giorno che non ti vedo, che non so niente di te. Non dire stupidaggini, per favore, ok? Senti, zia ti ha telefonato davanti a me. Non mi sembra il caso di fare tante storie adesso. Sì. Però l'idea è stata sua. Ha chiamato per tranquillizzarmi. Invece dovevi farlo tu, Patty. Solo tu. Oh, figlia mia, non ti rendi conto dello stato d'animo in cui mi hai lasciata? Te ne vai in giro per la città in compagnia di quel pazzo scatenato che non mi ispira nessuna fiducia. Ma perché non hai maggiore considerazione per me, Patty? Eh? Lasciarmi così, in questa incertezza, da sola, senza nessuno con cui parlare. Anch'io sono depressa, Patty. E tu dovresti almeno rendertene conto. Vedi, fortunatamente è successo qualcosa che ha movimentato la mia giornata. Sì, una nostra parente arriverà dall'estero. Mia cugina Marta, ti ricordi di lei? Sì, vagamente. Ah, certo. Tu eri molto piccola quando lei è andata via. Si è sposata con uno spagnolo e da quel momento ha vissuto a Madrid.
E allora? Qualche minuto fa mi ha chiamata dall'aeroporto, però dall'aeroporto di Caracas. Allora le ho detto di venire qui immediatamente. Ah, muoio dalla voglia di vederla. Perché non mi dai un bacio, tesoro? Perché? Patty, per caso hai bisogno di una ragione per dare un bacio a tua madre? Smettila con queste scene drammatiche, va bene? Me l'hai detto così all'improvviso, io non lo so. Perdona. Patty. Patty, perché sei tanto seccata con me? Davvero vuoi saperlo, mamma? Vedi, ricordo ancora quel rimprovero che mi hai fatto poco dopo la morte di tuo padre. E mi fa ancora del male. Perché penso che io... Patty. Patty, tu mi porti rancore perché ti ho mandato a studiare all'estero. Perché? Perché sei cresciuta lontano da me. Lasciamo stare, mamma. Non dire così. No, Patty. Io desidero rompere questo muro che esiste tra noi due. Per caso, forse sei ancora convinta che è per colpa mia che si è spezzato quel legame di affetto e di comprensione che deve esistere tra una madre e una figlia. Cerca di stare tranquilla, mamma, per favore. Patty, per favore, rispondimi. Io devo saperlo, per favore. Davvero vorresti saperlo? Sì. Vuoi che ti dica la verità? Sarebbe meglio che stessi zitta, sai? Patty. Non chiedermi la verità quando vuoi solamente ascoltare menzogne, va bene? Buonasera. È la casa del signor Macedo? Sì, signora. Marta! Selenia! Oh, cara, che piacere vederti. Che bello, mia cara. Allora, come stai? Sto bene. Prego, come accomodati, siediti. Grazie. E senti, i tuoi bagagli? Li ho lasciati giù in macchina. Ah, Nancy, per favore, va a prendere i bagagli della signora. No, non è la mia macchina, ne ho noleggiato una all'aeroporto perché volevo arrivare qui prima. Sai una cosa? C'è mancato poco che mi perdessi, perché è tutto così cambiato, diverso. Erano anni che non mettevo piede qui. È vero, Marta. Su, vieni, andiamo a sederci. Accomodati. Vieni. Grazie. Ah, che splendida sorpresa. È un piacere anche per me, come sei bella. Anche tu sei molto in forma. A proposito, Marta, vuoi prendere qualcosa? Un caffè, il caffè di casa nostra che ho sognato per tutti questi anni. Certo, ti capisco. Nancy? Mi dica, signora. Per favore, portaci due tazze di caffè, va bene? Sì, signora, vado subito a prepararlo. Raccontami, è tua figlia, è fidanzata? Veramente... No. Non è fidanzata. No. Sai chi sta per sposarsi? Chi? La figlia di Estela. Leonella, sì. Ma non mi dire, con chi? E lui chi? Aquí en mi soledad te sueño y por las noches yo te invento de tu casa.
castigo, soy el dueño. Porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar.